del procedimento dello sportello unico di edilizia privata per la parte residenziale. Quindi proprio sfruttando questa sua lunghissima esperienza nell'edilizia privata, domando quali sono i punti del regolamento edilizio che, come diceva l'assessore, è in via di facimento, che aiutano a superare le barriere, e si è trovato in qualche altro comune dei qualche spunto nei regolamenti edilizi che ci può essere utile. Senza dubbio. Grazie, saluto tutti. Mi dispiace che non ci siano, io ho sempre a che fare con le categorie professionali degli ingegneri, architetti e geometri, mi dispiace vedere che questa assemblea praticamente sono quasi assenti, nonostante fossero stati invitati, lo sapessero. A me è arrivata la mail ieri. E può essere sufficiente anche ieri, secondo me, perché sono tanti professionisti, comunque avremo modo con l'assessore di coinvolgerli, perché secondo me loro hanno una parte molto importante nella progettazione. E mi sono sentito dai colleghi relatori molto coinvolto, anche perché io sono alla fine la strettoia, l'aspetto burocratico formale, no? Dove tutti si attaccano, beh, purtroppo la burocrazia ci stringe. E sono anche molto contento e orgoglioso intanto di far parte, di essere coinvolto in queste, sia come cittadino veronese, come funzionario comunale, in questa attività che da tanto che aspetto. E quando anch'io come veronese ho scoperto che c'è una nuova delega al superamento delle architettoniche, ho gioito, lo dico sinceramente, perché era da anni che praticamente c'era il silenzio. Io come edilizia privata vivo nel mio ruolo i problemi dei privati, dall'ascensore alle rampe, adesso vi faccio anche qualche esempio, e sono molto contento che finalmente sembra che tutto stia capitando in questo momento, sembra quasi un disegno divino, e mi fa molto piacere che anche, e noi come Comune di Verona siamo andati a Venezia un paio di volte, adesso andiamo a Padova, perché con l'ANCI, che è l'associazione dei comuni nazionali italiani, noi lo facciamo per il Veneto, siamo andati a Venezia perché il 22 novembre scorso, quindi vedete siamo caldissimi, è stata approvata in giunta regionale una delibera di recepimento del regolamento edilizio tipo in base all'intesa tra il governo, le regioni ed i comuni, concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo di cui l'articolo 4 del DPR 380 del 2001. Quindi vedete, 2001 è passato qualche anno, no? Quindi mai mettere limiti alle speranze. Ci siamo trovati con i comuni capoluoghi del Veneto e adesso abbiamo 180 giorni per fare questo regolamento tipo. Quindi non siamo nella teoria, siamo nella pratica, siamo già dentro il problema. E per accelerare, perché non sembra però anche le approvazioni comportano i tempi lunghi, Verona, come dicevo, ero presente io e il mio dirigente, appena abbiamo visto, perché il regolamento tipo dà già delle definizioni, dei punti, anche qua ho notato con molto piacere e stupore, ma finalmente mi dico, c'è il punto sulle barriere architettoniche, sul superamento, quindi vuol dire che tutta l'Italia e tutto il Veneto deve prevedere qualcosa al regolamento edilizio, e a mio modesto avviso non è poco.